41esimo rally del Casentino, il pilota Simone Miele a trionfare insieme al suo navigatore Roberto Mometti su Citroen DS3, un capolavoro di tattica e gestione oltre che di velocità. L'equipaggio Varesotto ha vinto una sola delle sette prove speciali in programma, la terza, prendendo così il comando della classifica, e da quel momento in avanti Miele e Mometti hanno lasciato sfogare il pilota sloveno su Skoda Fabia, 12esimo al traguardo, mantenendosi però vigili rispetto alle prove di Alessandro Re, Rudy Michelin, entrambi su Polo R5, e Michele Rovatti, Skoda Fabia R5, che hanno concluso la gara in quest'ordine, separato da pochi decimi l'uno dall'altro, ma distante oltre 17 secondi dall'accoppiata targata barese. Impeccabile l'organizzazione della scuderia Etruria, ormai conosce perfettamente le strade della vallata e le problematiche da risolvere e gestire per mettere insieme i mille pezzi di questo puzzle, e come da tradizione la vera protagonista è stata proprio la vallata aretina, con i suoi passaggi più spettacolari e le curve più impegnative. Hanno offerto un importante colpo d'occhio per gli appassionati, come l'inversione di dama ad esempio lungo la prima prova speciale, ma ripetuta tre volte nel corso della giornata, presentava una gran cornice di appassionati del motorsport, disposta anche quest'anno ai sacrifici necessari per potersi gustare dal vivo le steccate, l'odore della benzina, disco dei freni rovente, gomme bruciate. Sostanzialmente questo 41esimo rally del Casentino si può considerare l'edizione della ripartenza, con la speranza che gli effetti a medio-lungo termine della campagna vaccinale permettano di programmare e realizzare di nuovo e per sempre una gara che per la vallata non è solo un giorno di sport, ma anche e soprattutto una vetrina nazionale e internazionale, che in questa edizione 2021 ha visto trionfare, come detto, Simone Miele, che allo stesso tempo trova il modo migliore per festeggiare il proprio compleanno. Il pilota di Olgiate Alona ha trovato sulla torta il trofeo del vincitore al rally internazionale del Casentino, un autoregalo eccellente e doppio, perché con il successo ottenuto sulle strade della provincia di Arezzo, il pilota Varesotto allunga in testa alla classifica dell'IR Cup 2021, la serie che negli anni scorsi ha visto trionfare due volte un altro talento nostrano, Damiano De Tommaso.